signori, benvenuti in quest'altra giornata di Vago con Ale, il cameraman. Oggi avremo noleggio un gommone. Qualcuno deve stare qui. No, vabbè, non è importante. È una nave da crociera, no? No, vabbè, ma abbiamo il pilota automatico. Oggi faremo un giro di tutta la Liguria. No, non è vero, di un pezzo della Liguria. Dai, non sbaglio. Ciao. Prendiamo l'onda? Vai a sinistra. Vai, vai, subito, vai. Onde? Allora, il primo posto dove dobbiamo andare, andiamo al limite consentito perché la zona delle Cinque Terre è vietata. Occhio al pezzo, vai, gira. Cos'era? Un secchiello. Arriviamo al limite consentito e lì ci sarà uno scoglio. Ha detto che se ci sono dei polipi, ci sono lì. Più poliposo, sì. Allora adesso giro il cappellino perché così siamo più aerodinamici. Comunque Porto Venere è uno spettacolo. È meravigliosa. Ale, non ti sembra una sirenetta? Entriamo lì nella caletta? Bagnata. Boh, siamo sotto. Cosa merenda? Ho preso la pizza. Bellissimo. Torniamo indietro. Cosa mangiamo? Mangia la focaccina. È buonissima. Il nostro obiettivo è quella puntina là. Grazie. Vai, Capitan Beauty. Là! Siamo quasi arrivati al nostro meraviglioso triangolo. Che figata. Sai cosa sembra? La conchiglia napoletana. Il pasticcino. Pasticcino con la crema dentro. Merda, hanno le mute. Oh, possiamo provare. Troppa competizione qua. Dai, attracchiamo qua. Quindi adesso proveremo a prendere qualche polipo. Dai, vediamo qua. Perché è difficile andare a polipi se ci sono dei tipi che mi sembrano abbastanza professionali. C'è una scuola di sub. E là c'è una scuola di sub. Quindi adesso ci vestiamo. Maniche. Si allunga comba. Io ho dato una ginocchiata su uno scoglio. Andiamo a prenderne degli altri, Ale. La nostra caccia di polipini, che siamo a quota 2 e andiamo a vedere delle calettine. Vai, decolla.
Boh, marinaio, vuoi buttare l'ancora? Vai. Ok, motore spento, adesso siamo sotto questa bellissima caletta. Adesso staremo qua un pochino, poi vediamo. Torniamo in acqua e poi dopo cibo, scurioso un po'. Ok, no, alla fine non ci piaceva tanto la caletta. Adesso stiamo andando alla Palmaria. Là. Mamma mia. Ai, ai, ai. Là, 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 là. Ore 11, giusto? 11 e un quarto. Quello è figo! È bellissima! Ho paura! Allora, adesso ci fermeremo altri 5 minuti qua sotto, perché è figo, è molto bello. Yeah. Allora, la caletta di prima faceva schifo, alla fine. Era tutto piatto ed era brutto. Adesso siamo a fare un giretto. Siamo altino. Questo qua non possiamo né salirci sopra né ancorarci perché è una zona militare. Guarda, una figata incredibile. Quindi questo è il Tino e questo qua è il Tinetto, l'isoletta di fianco. Allora, adesso stiamo cercando un posticino dove andare a smangiucchiare qualcosa. Let's go. Alla fine abbiamo optato per fare i naufraghi. Non abbiamo buttato neanche l'ancora, siamo così in balia delle onde. Montiamo sull'ombrellone e mangiamo qua. Ok. Allora, pappina. È buonissimo. Che sballottamento. Adesso mangiamo, poi dopo chi vivrà vedrà. Allora, dopo un breve pisolo post pranzum. Giusto. Giustissimo. Ok. Ci stiamo avvicinando lentamente alla Palmaria. E non sappiamo ancora cosa faremo, ma qualcosa faremo. Alla fine abbiamo deciso di salire sul Tinetto, anche se non si potrebbe, però è pieno di gente lo stesso. Cala! Fantastico! Eccolo. Missione, andare sopra il Tinetto. Amico! Aspetta un attimo. Esploriamola. Voglio arrivare là. Oh, inizia a essere... alto! Voglio andare lì dentro, Ale. Ai, ai, che figata! Ah, no, la Liguria ha un fascino che è incredibile. Ai, qua siamo in alto, figo, mi sento il re del mondo. Ah, aia, aia. Boh, molto carina. Aiuto. Allora, per pausa siamo trovati questa calettina qua dove ci siamo ancorati e staremo un po' all'ombra, proprio in totale relax. Abbiamo messo un'ancora di qua e un'ancora di là, che ci permettono di star belli fissi in mezzo a questa grottina qua. Allora adesso rimontiamo la tenda. Ci riaccamperemo qua. Abbiamo un piccolo problema tecnico, c'è il mare un po' mosso. Aspetta, adesso ci giochiamo un po' con le ondine. Cazzo ridi? No, occhio, occhio! C'è un sacco di onde, veramente. Quel fenomeno, prendi la cosa, la barca lì. Niente, a nostro malincuore torniamo con la schiena rotta. Niente, speriamo di tornarci presto perché è bello, è molto molto bello. Spero vi siete divertiti la metà di quanto ci siamo divertiti noi e ci vediamo alla prossima. Ciao!